Quattro cantieri nella top 10 mondiale. Ai vertici della produzione nautica si conferma per il 24esimo anno Azimut Benetti, seguito da San Lorenzo, mentre al quinto posto balza The Italian Sea Group e all'ottavo la Over Marine della famiglia Balducci. La Versilia piange Viola Barghetti, la figlia del musicista Adriano, appena 18enne, è stata sconfitta da una grave malattia. Frequentava il Don Lazzari Stagi di Pietrasanta. Si apre il processo a Gianluca Polseung, il presunto omicida della psichiatra Barbara Capovani non si è però presentato in aula, chiedendo di poter intervenire in videoconferenza, ma non è stato possibile. Prossima udienza il 17 gennaio. Torna l'evento Babbo Natale in moto. La manifestazione, organizzata da Motoclub Massa e Telefono Azzurro, si svolgerà per le strade del capoluogo domenica prossima a partire dalle 14.30. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. Dunque, come avete sentito dai titoli, Azimut Benetti si conferma per il 24esimo anno ai vertici della produzione mondiale di yacht, e quanto emerge dalla classifica stilata da Botti International, nei primi 10 posti ci sono altri 3 cantieri viareggini. La Darsena di Viareggio si conferma la capitale mondiale della nautica di lusso. Anche quest'anno il Global Order Book 2024, appena pubblicato dalla rivista specializzata Boat International, ha infatti incoronato ben 4 cantieri di Via Coppino nella top 10 globale. In vetta alla classifica come primo produttore al mondo di barche resta, neanche a dirlo, Azimut Benetti. Per il gruppo fondato da Paolo Vitelli, oggi guidato dalla figlia Giovanna, è il 24esimo anno di fila dal numero 1. 167 barche, un totale di 6.014 metri, rappresenta il 14% del mercato mondiale, numeri da capogiro che si traducono in un fatturato da 1.300.000.000, raddoppiato negli ultimi 5 anni, e un portafoglio ordini esteso al 2027. Un primato registrato anche sul fronte ambientale, avendo ottenuto i migliori risultati della nautica nell'abbattimento delle emissioni di CO2. Al secondo posto c'è un altro big con sedi tra Viareggio, Massa e La Spezia, in crescita da molti anni, San Lorenzo Yacht. Il gruppo guidato da Massimo Perotti conferma la medaglia d'argento con 132 barche in un anno. La novità arriva al quinto posto, dove balza, guadagnando 3 posizioni in un solo anno, The Italian Sea Group, il cantiere di Marina di Carrara, che ha acquisito di recente i marchi Perini Navi e Picchiotti in Darsena, produce le barche più grandi, in media 57 metri. Fra i big viareggini cresce anche Over Marine. Il cantiere della famiglia Balducci sale all'8º posto, scalando 2 posizioni in un anno, 28 yacht in progetto. In questi numeri c'è la riprova dello stato di grazia che sta attraversando la nautica viareggina, che in un anno produce complessivamente oltre 13.000 metri di imbarcazioni. Grande commozione ha suscitato in tutta la Versilia la scomparsa di Viola Barghetti, la figlia 18enne del musicista Adriano, infatti stata sconfitta da un male incurabile. Nelle ultime ore la città di Viareggio ha accolto con sgomento la notizia della prematura scomparsa di Viola Barghetti, la 18enne figlia del musicista Adriano. La giovane studentessa del liceo artistico Stagio Stagi di Pietrasanta ha perso la sua coraggiosa battaglia contro una malattia che l'ha colpita inesorabilmente in nemmeno un anno. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando cuori pesanti di disperazione. Viola non era solo la figlia di un apprezzato musicista e di mamma Simona, ma una promettente studentessa immersa nei suoi studi artistici al liceo di Pietrasanta. Il dirigente del Don Lazzari Stagio Stagi, ospite di Per Contro nella puntata di questa settimana, ha ricordato il sorriso radiante e il talento della giovanissima studentessa. Non posso che mandare un abbraccio e un saluto commosso a Viola. E non lascia un vuoto che difficilmente può essere descritto con le parole. La nostra comunità scolastica è sempre stata vicina alla studentessa e io lo sono particolarmente in questo momento. Mi piace ricordarla, soprattutto per i suoi sorrisi e per il benessere che è stata in grado di dispensare a tutti quando era con noi a studiare e a vivere insieme a noi. Quindi ciao Viola, un caro saluto. Le scuole, gli amici e gli insegnanti della giovane Viola si uniscono nel ricordare la sua passione per l'arte e la sua gioia contagiosa che illuminava ogni stanza in cui entrava. Anche la Fondazione Carnevale, in una nota pubblicata sui social, ha espresso cordoglio per la prematura scomparsa di Viola.
Passiamo adesso alla cronaca, perché si è aperto a Pisa il processo a carico di Gianluca Polseung, il presunto omicida della psichiatra Barbara Capovani. L'uomo però non era presente in aula. Si è aperto al Tribunale di Pisa il processo per l'omicidio di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa fuori dal servizio di psichiatria degli adulti all'ospedale Santa Chiara lo scorso aprile. Imputato il suo ex paziente Gianluca Polseung, il 35enne residente a Torre del Lago, accusato di omicidio volontario e tuttora in carcere, non si è presentato in aula, ha chiesto di intervenire in videoconferenza, ma non è stato possibile. L'uomo, secondo la procura, aggredì la psichiatra alle spalle, all'esterno del reparto, colpendola ripetutamente alla testa con una spranga o un martello. La donna morì dopo alcuni giorni di agonia, mentre l'arma del delitto non è mai stata ritrovata. La polizia, che ha condotto le indagini, ritrovò successivamente in un cassonetto le scarpe sporche di sangue che Seung avrebbe indossato al momento dell'aggressione e nell'abitazione torrelaghese dell'imputato alcune cartelline con documenti clinici sui quali è stato rinvenuto il DNA di Barbara Capovani. Presenti in aula i figli e la madre della professionista, la ASL Toscana Nord-Ovest si è costituita parte civile. Il processo si svolge con giudizio immediato. La prossima udienza è fissata per il 17 gennaio. Prosegue la lotta ai veicoli senza tagliandi di assicurazione, senza copertura assicurativa da parte del Comando dei Vigili Urbani della Polizia Municipale di Camaiore. L'intensificarsi dei controlli stradali della Polizia Municipale di Camaiore sta facendo emergere un fenomeno particolarmente preoccupante, ovvero quello della circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Dopo l'episodio della scorsa settimana che aveva visto il sequestro di un'ape piaggio senza assicurazione da 7 anni, nei giorni scorsi le pattuglie hanno fermato un 55enne di Camaiore a bordo di uno scooter che, per 12 anni, non era mai stato assicurato. L'uomo oltretutto viaggiava con una patente di guida sospesa dal 2019, patente che adesso gli è stata revocata, mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro. Con il sistema Targa System siamo in grado di rilevare nel giro di pochi secondi se un veicolo è stato rubato, se è assicurato o è senza revisione. I risultati sono abbastanza importanti, abbiamo controllato in neanche in una settimana 3.400 veicoli. Abbiamo contestato 26 omesse revisioni e 6 mancate assicurazioni. Ecco, questo è un aspetto molto delicato e importante, perché togliamo dalla circolazione potenziali veicoli anche per chi rimanesse coinvolto e ha ragione in un incidente stradale. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutto il mio personale che sta lavorando con estrema professionalità e dedizione in questa attività che abbiamo intensificato, lo ricordo ancora, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, ma che proseguirà anche oltre. Un'importante donazione è stata effettuata dal Rotary Club Massa Carrara al reparto di oncologia del centro Achille Sicari di Carrara. Il sogno di aiutare qualcuno ha portato a una donazione importante per il reparto di oncologia del centro polispecialistico Achille Sicari di Carrara, quella di un apparecchio refrigerante anticaduta per capelli destinato a chi deve affrontare la chemioterapia. La donazione è stata fatta dal Rotary Club Massa Carrara con il supporto di AIL Massa Carrara. Siamo partiti da un sogno, quello di riuscire ad aiutare qualcuno. Nel caso specifico volevamo dare una mano alle giovani donne, alle giovani pazienti affette da linfomi o leucemie, e abbiamo trovato una macchina, attrezzatura che già era abbastanza diffusa ma da noi era poco presente. E abbiamo pensato di donarla proprio a queste persone, come club Rotary Carrara Massa, di far partire un progetto al quale poi hanno convintamente aderito anche gli altri club del distretto tirrenico, Marina di Massa, Lunigiana, Forte dei Marmi e Viareggio Versiglia. La perdita dei capelli, modificando l'immagine corporea, può avere varie importanti implicazioni, soprattutto nella donna, sul piano psicosociale. Questo apparecchio fornirà ai pazienti un aiuto psicologico che può fare la differenza nell'ottimizzazione della risposta alla cura. Il fatto della perdita dei capelli per alcune persone è un problema che può sembrare sciocco, ma non lo è. E quindi, ripeto, vedo la fragilità poi di questi ragazzi più giovani che veramente mi colpisce tutte le volte. Questa macchina ci consente di non far perdere i capelli e quindi di aiutarli anche psicologicamente a mantenere la loro vita anche nel sociale. Restiamo in ambito sanitario, occupiamoci però di sindacato, perché la FIALS ha annunciato che non firmerà il contratto integrativo che è stato proposto dall'azienda sanitaria toscana Nord-Ovest.
No al contratto integrativo per il personale sanitario proposto dall'azienda Urso Toscana Nord-Ovest. Sono 6 punti che il sindacato FIALS boccia nel documento e tutti relativi alla distribuzione delle risorse economiche, che secondo il sindacato andrebbero a favore di una ristretta cerchia di lavoratori, lasciando ancora insolute questioni come il welfare aziendale o i saldi di produttività. Le poche risorse che vanno a bagnare solamente alcune professionalità e alcune persone. Quindi riteniamo che le risorse messe a disposizione dalla direzione aziendale, quindi dalla ASL Toscana Nord-Ovest, non vadano a premiare il sacrificio dei lavoratori. Non c'è una parte di welfare come invece in altre aziende limitrofi a noi hanno fatto, e quindi diciamo delle agevolazioni per il personale che lavora all'interno della sanità. Ci sono dei premi che vengono date solamente a pochi, quindi premi delle eccellenze che bagnano pochissime persone con un impegno di risorsa economico importante. Ma la protesta del sindacato non si limita al solo contratto integrativo. Restano ancora da risolvere infatti i problemi legati al personale, con il blocco delle assunzioni di figure mediche e sanitarie a favore di quadri amministrativi, oltre al mancato anticipo a dicembre del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale. Temi per i quali la FIALS regionale ha annunciato lo stato di agitazione in tutte le ASL del territorio toscano passate le festività natalizie. Andiamo adesso a Massa, dove domenica è in programma il ritorno dell'evento Babbo Natale in moto, organizzato dal Motoclub di Massa e dal Telefono Azzurro. È in programma per domenica 17 dicembre la partenza dei centauri di Babbo Natale in moto, che dalle 14.30 invaderanno le strade di Massa per portare doni ai più bisognosi. Tutta questa grande manifestazione organizzata grazie a tanti collaboratori, Telefono Azzurro, Marmo Tardisti Crew di Carrara e il Liceo Istituto Musicale Coppalma di Massa. L'evento è organizzato come ogni anno da Motoclub Massa in collaborazione con Marmo Tardisti Carrara e Telefono Azzurro Ollus, e vedrà i Babbi Natale con le proprie motociclette consegnare giocattoli e beni alimentari ai bambini della casa famiglia di Massa e di Carrara e ai bimbi ucraini fuggiti dalla guerra, ospiti dalla Croce Rossa Italiana a Marina di Massa. Andremo a portare doni ai bambini delle case famiglia e anche in Piazza Alberica a Carrara, dove anche lì saremo accolti da altri bambini che il comune di Carrara ci ha segnalato. Durante la giornata verrà promossa una raccolta fondi mirata ad implementare progetti riguardanti il settore scuola-educazione. Progetto prevenzione bullismo, internet sicuro e quant'altro possa rendere sicura la crescita dei ragazzi che sono la società del domani. Anche quest'anno la manifestazione verrà onorata dalla presenza dell'Orchestra Fiati del Liceo Musicale Palma, diretta dai professori Figaglie e Corsi, che in Piazza Palma si prodigherà per festeggiare il rientro serale delle motociclette suonando canzoni natalizie. Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, siamo lieti di partecipare a questa manifestazione con l'orchestra dei Fiati del Liceo e accoglieremo i motociclisti che arriveranno con delle musiche natalizie che abbiamo predisposto e preparato e anche cantate, che renderanno ancora più musicale questa manifestazione. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata a Viareggio, alla Versilia e al TG Noi. Io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.